Sabato 17 febbraio al Cineteatro Don Bosco l'anteprima nazionale dello spettacolo Il turno di notte, che ha scritto e diretto. Com'è nata l'idea dello spettacolo e qual è il messaggio che si propone di inviare? Sono stato pubblico per molti anni e da molti anni penso di scrivere una storia che parli di operai. Sono stato pubblico perché abito in un rione a Melfi, dove ci sono operai stellanti, scapiute che insomma discutono sempre delle problematiche della fabbrica, quindi io a volte mi siedo nel mio giardino e li ascolto litigare oppure ridere di qualcosa. Ho raccolto molte delle storie, delle loro testimonianze e piano piano ho pensato di scrivere uno spettacolo dedicato a questo mondo. È solo un caso che ci troviamo a debuttare nel momento in cui esiste questa trattativa Stato Stellantis, però insomma voglio dire, ci troviamo dentro questo occhio del ciclone, ci sta benissimo, ci stiamo. Domani aspettiamo gli operai che hanno acquistato il loro biglietto, perché abbiamo fatto anche uno sconto per loro, il mondo sindacale, per un confronto, il pubblico normale che vedrà questa storia molto divertente, ma che fa anche pensare, che ricorda alcuni momenti particolari della storia di questo stabilimento. Insomma, siamo molto presi perché è uno spettacolo molto complesso, perché siamo in sette, ma i sei attori che restano chiusi dentro sono sempre in scena, quindi è una macchina bella complicata a livello drammaturgico. Lo diceva prima, uno spettacolo dolce amaro nel quale si riflette ma si ride anche grazie a questi sette artisti. Peppe Centola e Dino Paradiso, che danno un grosso contributo di leggerezza, riescono a prendere per i capelli quella tragicità che alcune volte si innesta nel racconto e a riportare poi quell'ironia, quella sana ironia che poi è la realtà, insomma, quella che poi ci fa vivere, ci fa andare avanti.